Daly era stata chiara: se i due Marò rientrano nel nostro paese entro il 22 marzo, come stabilito in partenza, si potrà trovare una soluzione pacifica della vicenda. Adesso il comunicato di Palazzo Chigi. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone nelle prossime ore saranno in India, dove devono rispondere dell'omicidio di due pescatori scambiati per pirati. La decisione è stata presa dopo una riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Le autorità indiane hanno fornito ampie assicurazioni, si legge in una nota del governo italiano. Di cosa si tratti lo precisa il segretario agli esteri Staffan de Mistura, che spiega: non rischieranno la pena di morte, risiederanno nell'ambasciata italiana a Delhi e avranno libertà di movimento. De Mistura inoltre aggiunge: la parola data da un italiano è sacra. La crepa nella relazione tra i due paesi nasce l'11 marzo scorso. Latorre e Girone sono in Italia grazie a un permesso di 4 settimane ottenuto in occasione delle elezioni dal governo indiano, quando il ministro degli esteri Terzi annuncia: resteranno in patria. La reazione indiana non si fa attendere. L'India blocca il permesso di viaggio al nostro ambasciatore a Delhi fino al 2 aprile. Ora la marcia indietro di Palazzo Chigi, accompagnata ancora una volta dalla richiesta di un arbitrato internazionale. Dalle famiglie dei fucilieri, silenzio. In un comunicato del Quirinale si legge: il presidente Napolitano, in una conversazione telefonica con Latorre, ha espresso il suo apprezzamento per il senso di responsabilità mostrato dai due militari. Rosa Praticoschia, TG24.